Mattia Spanghero Crypto Hub. Oggi volevo farvi vedere perché ho scelto di tradare criptovalute rispetto al trading tradizionale e perché, a mio parere, il trading di criptovalute è, per chi inizia e chi parte da zero, la scelta migliore attualmente. Allora, innanzitutto voglio farvi una panoramica su quelle che sono, diciamo, le aree, secondo me, che distinguono e che migliorano come opportunità di trading il settore delle criptovalute rispetto al settore del trading tradizionale. Andremo a analizzarle una per una. La prima, costi e facilità d'accesso. Questa, insieme all'altra che vi farò vedere, è una piattaforma che permette di negoziare monete digitali, ok? Quindi direttamente monete digitali, non derivati o prodotti di altre società. Qui posso comprare Bitcoin, Litecoin, posso comprare insomma delle criptovalute. Accedere a questa piattaforma, crearmi un conto presso questa piattaforma, come vedete c'è un conto a mio nome che mi fa vedere il bilancio che ho, ok? Posso scegliere le criptovalute. Per creare un conto devo registrarmi semplicemente compilando i campi richiesti, mandare due documenti e poi posso depositare e anche inviare di ritorno dalla mia banca del denaro, diciamo, tradizionale, valute fiat, per poi tradare le cripto. Questo lo faccio a costo zero, non costa niente, solo l'invio di documenti. Le commissioni inoltre sono basse, sono dello 0,25%. Perciò, rispetto a molti broker tradizionali che chiedono già 50, 60 piuttosto che il 2% o via dicendo euro di dollari di fee, di commissione per entrare, qui lo faccio a costo zero. Questo è Bitstamp e posso fare tranquillamente trading in maniera molto performante utilizzando grafici, buchi, insomma tutti gli strumenti che offrono le piattaforme di trading anche nel mercato tradizionale. Semplicemente qui non ho costi iniziali e ho delle commissioni che sono molto basse, pur avendo, come potete vedere, la stessa efficienza di altre piattaforme. Questo invece è Bitfinex, anche qui posso fare la stessa cosa, qui se vedete per esempio è una posizione che io ho in essere, quindi un trade già operativo, dove sto guadagnando 20 euro, 1,57%, e anche qui si fa la registrazione, si accede alla piattaforma e si può fare trading di cripto, costo zero. Anche qui le commissioni, a mio parere, sono ridotte. Questa piattaforma nello specifico prima aveva una barriera di entrata che era $10,000 o l'equivalente in criptomonete di quella cifra, adesso non c'è più. Quindi anche questo mi permette di tradare cripto semplicemente effettuando una registrazione e tradando direttamente criptovalute, quindi non sottostante, non prodotti di altre aziende, no. Compro e vendo monete digitali. Quindi come costi e facilità d'accesso sicuramente andiamo a migliorare. Aggiungo inoltre che c'è la possibilità di operare anche su delle piattaforme decentralizzate, quindi che mettono in contatto direttamente domanda e offerta, quindi andando a risparmiare anche quelle poche commissioni che già si pagano qui. Il secondo punto è la volatilità. Cos'è la volatilità? La volatilità è quella misura che permette di conoscere la forza dei movimenti e le variazioni di quotazione. Quindi va a misurare quella che è la variazione percentuale del prezzo di uno strumento nel corso del tempo. Quindi quanto si è mosso quello strumento in un anno, ok? Andiamo a fare una comparazione. Queste per esempio sono delle variazioni che riguardano i principali cambi di monete preistoriche, le chiamo io scherzosamente, ma chiamiamole tradizionali, che riguardano il mercato Forex, quindi andiamo a vedere che le variazioni sono di un certo tipo. Poi qui, se voi caricate un grafico di questi strumenti qua, vedrete per esempio, non so, dollaro americano contro dollaro canadese, ok? Vedete che qui per esempio propongono diciamo questa piattaforma di trading, ok, non voglio fare pubblicità, però per farvi un esempio con quello che vi ho fatto vedere. Già qui vedo che vado a spendere per aprire, vado a spendere un po' di più per fare trading, pago dei costi di spread o degli altri costi che nelle cripto non ho. Questo grafico qua per esempio nell'ultimo anno diciamo che può essersi mosso da 1,22 a 1,38, ok, una variazione che non è ampia, quindi non è un movimento, diciamo la volatilità, proprio la volatilità per l'appunto, è bassa. Qui non ci sono grosse movimentazioni, grosse escursioni di prezzo, grosse variazioni percentuali di prezzo di uno strumento durante un periodo di tempo. Al contrario invece nelle criptovalute, questo è un indice appunto di volatilità,
vedete che comunque la volatilità è molto movimentata ed è anche ad anche picchi molto alti. Quindi in un mercato del genere è molto più facile sfruttare dei movimenti anche per chi inizia, diciamo che chiamiamola tra virgolette palestra, è una fase di palestra che è molto più facile fare rispetto ad, una, ad uno strumento finanziario che si è mosso da 1,25 a 1,38 in un anno e mezzo. Cioè, capite che rispetto a, appunto, il mercato tradizionale, guardate qui, qui andiamo a prendere lo stesso lasso di tempo. 2017 stava Bitcoin contro dollaro 1177, vabbè, siamo arrivati a 1800. È arrivato nel 2018 a fare un'area di prezzo quasi intorno ai 20.000, per poi tornare giù a 6.100. Quindi parliamo veramente di migliaia di euro di variazione, per poi tornare su. Per poi tornare giù, su di nuovo, giù, altra bella discesa e poi su fino a 10.422. Questo qua è un paradiso per i trader, cioè una volatilità del genere, variazioni del genere, non ci sono nel mercato tradizionale, quindi ho la possibilità di sfruttare i movimenti da una parte e dall'altra. Vi ricordo che il trader non guadagna solo quando il prezzo sale, se sai fare trading, sai operare short, guadagni anche e spesso molto di più quando il prezzo scende. Bene, questa cosa qua ve la faccio vedere anche su un altro strumento finanziario. Questo per esempio è Ethereum contro dollaro. Guardate che escursioni che ha, guardate come ampia la volatilità, come varia il prezzo, ok? E qui è molto più facile sfruttare più variazioni, quindi anche se, guardate qui, per esempio partiamo dal, andiamo a vedere esattamente il periodo, ok? Qua siamo a maggio, ok, del 2017, dove un Ethereum valeva 79 dollari. Qua andiamo a pescare il periodo di gennaio 2018, dove stava a 1350, per poi tornare giù, per poi tornare su. Questi movimenti qua permettono di poter testare, entrare, uscire, perdere, guadagnare, imparare quanto perdere, vedere più movimenti del mercato. E questo facilita tantissimo l'apprendimento nel trading, e una volta che si arriva a dominare lo strumento, avere metodo e disciplina, a quel punto lì questo qua diventano opportunità di gain enormi, perché ci sono un sacco di movimenti da sfruttare e da cavalcare. Quindi il discorso della volatilità è fondamentale, la volatilità che c'è adesso nel mercato cripto non è presente in altri mercati, a mio parere. Quindi per questo motivo sicuramente è un vantaggio. Vi chiudo le finestre della volatilità e passiamo a parlare di macchinette, le chiamo in termini pratici di noi del settore, che sono gli algo trader, gli algoritmi, di cui il mercato tradizionale è pieno. Questo è un articolo del Sole 24 Ore di 2 giugno 2019. Borsa, il robot sostituisce l'uomo al software il 53% degli scambi. Questo è tantissimo. Poi comunque, se andate a pescarvi il link, ve lo potete leggere. Quello che io vi posso riportare è che in questo mercato qui tradizionale, come potete vedere, sono presenti in maniera molto molto forte automatismi degli algo trading, che qui in questi mercati qua invece non sono ancora presenti. Anche noi ce li abbiamo e li stiamo usando qua, ma è molto più facile usarli qui e fare trading discrezionale manuale rispetto a un mercato dove già la maggioranza degli scambi è fatta da robot, quindi non rispecchia spesso quello che succede, diciamo, nella macroeconomia, al mercato stesso, allo strumento stesso. E qua è molto difficile, ok? Ci sono, e passo al punto successivo, molto meno inefficienze, molti meno arbitraggi, molte meno differenze di prezzo. Le inefficienze, dove c'è un mercato ancora in una fase di espansione, ok, le inefficienze sono molto più facili da sfruttare, ok, possono generare possibilità di guadagno, e questo nelle cripto c'è, cosa che nel mercato tradizionale non c'è. E quindi assolutamente anche in questo termine qui è importante, secondo me, sapere che esiste questa realtà. Vi faccio vedere anche questa cosa qui, ok, volevo farvi vedere un discorso di capitalizzazione. Allora, quanto capitalizza, quindi quanto vale adesso il mercato delle cripto?
279 billion, ok? Questo dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di un mercato, chiamiamolo tradizionale, è una cifra bassissima. Quindi mi fa capire che siamo collocati in un momento storico dove veramente si può fare la differenza in termini di performance approcciandosi a un mercato che è praticamente vergine, non è in fase di maturazione, ipermaturazione o saturazione, no, è ancora in una fase di piena espansione. Questo genera delle inefficienze, genera delle possibilità, delle opportunità operative molto molto importanti. Poi gli orari, questi sono una bomba, sono aperti H24 7/7, 365 giorni all'anno. Il mercato tradizionale chiude il weekend, ha dei giorni di chiusura, chiude la notte, ok? Quindi ho il rischio di andare overnight, quindi di portarmi una posizione in portafoglio che non posso controllare quando il mercato è chiuso, e soprattutto non posso controllare nel bene o nel male quello che succede il giorno dopo quando riapre, e soprattutto per chi sta facendo un altro lavoro, sta sviluppando altri business e vuole accostarsi al trading, magari non lo può fare perché non corrispondono gli orari di borsa con gli orari dell'altro business o degli altri impegni, mentre qua con H24 non ci sono scuse di tempo. Quindi l'orario e potermi gestire il mio tempo è una cosa secondo me fondamentale, soprattutto per l'apprendimento, quando questa cosa viene abbinata ad altri studi, ad altre competenze, ad altri impegni, ad altri lavori. Bene, concludo dicendovi che, qui vi faccio vedere un po' la panoramica di quante cripto ci sono, ok? A differenza del mercato tradizionale dove c'erano le IPO, quindi quando tu, diciamo, vai sul mercato, offri al mercato un progetto, c'è tutta una procedura burocratica legale per la quale adesso non voglio stare qui a approfondire e dilungarmi troppo, che comunque è abbastanza onerosa e non ce ne sono, non è una pratica all'ordine del giorno, ok? Mentre in questo mercato qua è sempre crescente il numero di monete, quelle che sono le ICO, che adesso sono le IEO. Quindi offrire attraverso delle cripto o dei token dei progetti al mercato, questo genera una serie innanzitutto di progetti che magari possono essere concorrenza, possono essere inutili, possono essere spesso delle truffe, degli scam, però in tutto ciò, se sai scegliere e se sai il tuo mestiere, puoi trovare spesso delle nuove opportunità di criptovalute che magari risolvono un problema o generano un'operatività speculativa importante, e la facilità di accesso e comunque di approccio a questo mondo o di nuovi progetti che si affacciano è nettamente più facile e piena di opportunità, con molte più opportunità rispetto a quello che è il trading tradizionale. Quindi per questo motivo, senza ombra di dubbio alcuno, io sono convinto che il mercato delle cripto batta di gran lunga in termini di opportunità quello che è il mercato o sono i mercati tradizionali, e questo è il motivo per il quale faccio questa scelta e consiglio di valutare anche questa opportunità di scelta per chi si approccia per la prima volta al trading, parte da zero e sta cercando un mercato dove ci siano delle possibilità di performance ottime come questo. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro buon trading per chi lo sta facendo e buono studio per chi deve iniziare. Ciao!